completiamo presso la nostra isola ecologica anche questo settore, il riuso, previsto anche dalle normative europee, dalla RARA stessa, dell'autorità di regolazione sul mondo dei rifiuti e dell'energia. Quindi vuol dire non avviare subito allo smaltimento del materiale o degli oggetti che possono essere interessanti per avere nuova vita, ma li prendiamo, li esaminiamo con personale formato e cerchiamo di dare a loro una nuova vita a persone che sono interessate anche a prezzi vantaggiosissimi, non da parte nostra ma da parte della cooperativa Mataraneta, che gestisce l'altra isola ecologica di Amia nei pressi di San Michele. E quindi andiamo incontro anche a una formazione, a un aiuto sociale e non solo ambientale per quanto riguarda i rifiuti. Riuso e sostenibilità ambientale sono le parole chiave che conducono verso un futuro, ce l'abbiamo anche di fronte agli occhi, un futuro che guarda un po' al passato, sono oggetti che non usavamo da un po'. Sì, io credo che tutte le case dei veronesi abbiano degli oggetti che sostanzialmente non si usano, pensiamo anche a oggetti che noi ci disfiamo, ma magari cambiamo una televisione che è funzionante e che buttiamo via. Ecco, dobbiamo sempre pensare che se l'oggetto è funzionante e in buono stato e noi vogliamo cambiarlo, questo oggetto non può e non deve essere considerato rifiuto, ma deve tornare a nuova vita. Ci sono tante persone che potrebbero utilizzarle, associazioni di volontariato che lo richiedono, e per cui questo spazio nasce per questo, ma anche per tutta una serie di mercatini vintage che sono molto attenti a vecchi oggetti che interessano appunto questi tipi di mercati. Quindi abituarsi anche al fatto che i nostri oggetti che abbiamo a casa non sono rifiuti, ma sono risorse che possono essere destinate a qualcos'altro, credo che culturalmente sia un passo che noi dobbiamo fare, e questo è un mezzo per arrivarci. Noi siamo più che altro gli intermediari, nel senso che noi prepariamo questi prodotti eventualmente per rimetterli sul mercato, e generando lavoro per noi, quindi occupazione e anche un possibile ritorno economico che permette alla realtà come la nostra, nel momento eventuale in cui dovessero esserci dei soldi in più, di assumere persone che normalmente sono al di fuori del mercato di lavoro per condizioni di svantaggio varie, e che noi abbiamo sempre ritenuto essere invece una grande risorsa per la loro varietà. Ecco.